Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vediamo chi c'è. Riesco a fare un po' di luce. Così, un pochino di luce in più. Ok. Wow. Luce. Luce fu. Tutto bene? State tutti bene? Buongiorno, eccomi qui con i miei capelli rossi. Sei sempre più rossi. Sei Cerchiamo la nostra musica e andremo a fare una lezione spettacolare. Buongiorno Anna. Buongiorno Laura, dopo ti rispondo, eh? Buongiorno Sara. Buongiorno Christian. Quanti siete subito, eh? Mamma mia. Mamma mia. Ammazza, mi controllate, eh? Buongiorno. Lavoro anche oggi, Clara? Sì, perché per quanto mi riguarda, tutte le feste che riguardano l'Italia, la Costituzione, i lavoratori, finché non tornerà uno stato di democrazia, sono abolite. Quindi, anche perché chi di noi ricomincerà a lavorare, i fortunati che ricominceranno a lavorare. Buongiorno Crystal, buon 1º maggio. Lavorerà per 3-4 anni senza mai fermarsi per recuperare, quindi non vedo perché festeggiare, non c'è più nulla da festeggiare. Festeggerò quando questo governo non ci sarà più. Allora, cerchiamo una musica invece che ci esuli da tutto questo e che ci regali un'ora meravigliosa. Un'oretta di meditazione. Se tutti noi lavoriamo sulla meditazione, sulla positività, sul pensiero positivo, sul fatto che comunque sono tutti dei poveri stupidi e alla fine tutto avrà il suo corso perché tutto va e andrà come doveva andare, quindi è inutile affannarsi tanto. E allora iniziamo. Si sente la mia voce, ragazzi? Ciao Cristiana, buongiorno. 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 Credo che ci sia una novità di Facebook. Potete trasmettere anche voi con me la diretta della lezione. Iniziamo, schiena a terra. Sentite bene la mia voce, sì? Vi faccio salutare anche dalla mia assistente che se la dorme, 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 dorme tantissimo. Posso fargli tutto quello che voglio. Amore. Saluta. Bellissima lei. Ciao Simona, buongiorno. Con questo vi auguro una buona giornata. Bello lei.
come si fa a essere così belle? Eh? D'acqua. Almeno 100 cc. E andiamo. Mettiamo subito l'appoggio sotto l'ossigeno. Ok, e quello sotto nucale è tardi. Tesoro, amore, devono vedere loro. Ecco, mettiti qua, qua stai, qua stai, qua. Prendo le ginocchia e le porto al petto. Quando vi mettete in questa posizione, che è un'asana fondamentale, dovete cercare di mantenere rilassando tutto il resto. Stendiamo solo la gamba destra. La lasciamo proprio cadere. Dalla parte opposta, andiamo a tenere con tutte e due le mani un solo ginocchio, lo faccio prima di qua, vado a ruotare in extra e torno. Cambio, lo facciamo anche dalla parte opposta. L'apertura delle arche, queste aperture articolari sono fondamentali per cominciare ad irrorare e anche a spingere la colonna sul piano rigido, quindi a riportare tutte le linee energetiche e anche da intendersi organoletticamente, quindi collegate agli organi interni, al loro posto.
ginocchio e riporto il petto. Incrocio gli avampiedi, traziono forte, spingo la colonna a terra, cercate di tenere l'asana, quindi la posizione, ma respirando a fondo con il diaframma e lasciando andare, che non è semplice. Cambio l'incrocio. Lentamente tengo la massima crociata, quindi tengo in questo angolo, sollevo la gamba destra e spingo verso il petto, flessione plantare, flessione dorsale. Posso anche flettere se è necessario, anzi quasi meglio in questa fase. Polpaccio, caviglia, avampiede e spingo giù. Torno, tengo la massima accosciata da questa parte, sollevo dalla parte opposta, cavo poplite, posso anche flettere, vedi? La cosa importante è che io spinga la colonna completamente appoggiata a terra.
polpaccio. Continua la flessione plantare dorsale del piede. Il piede deve innovarsi, deve disintossicarsi, togliere tutte le tossine, tutta l'acqua, tutto il deposito, eccetera, e avampiede. Incrocio al contrario rispetto a prima e traziono. Solleviamo tutte e due le gambe, inspiro e cerchiamo di stendere, spingendo verso di noi, senza esagerare la chiusura, flessione sempre plantare dorsale del piede, piuttosto mento verso lo sterno. Continuo a respirare a fondo, mi concentro sul mio corpo, sui piedi, sulla colonna, sul respiro. Divarico. Chiudo e lentamente appoggio. Tengo l'appoggio sotto coccigio, anzi mi aiuterà a sollevare la zona lombare e a riappoggiare. A sollevare la zona lombare e a riappoggiarla. A sollevare e a riappoggiarla. Inspiro, sollevo, espiro, appoggio, inspiro, sollevo, espiro, appoggio. Contemporaneamente aprirò le scapole. Questo è un modo per trazionare anche il tessuto connettivo, credetelo, se avete un appoggio sottonucale riuscite proprio muovendo al meglio una trazione di tutto profonda e costante che vi aiuterà a riprendere di meno. Mani dietro la nuca, spingo il mento verso l'esterno, e scendo, braccia fuori all'altezza delle spalle. Scendo con le gambe chiuse, chiusissime. Allora, chi di voi riesce, porterà, vedete, la gamba sopra, agganciata a quella sotto. Ve lo faccio rivedere. Allora, di solito noi stiamo in questa posizione, ok?
Stavolta andiamo a agganciare proprio per creare una trazione più profonda. Adesso lascio qui, lasciamo un attimo, passo per il centro e andiamo dalla parte opposta, stesso lavoro, provo ad agganciare, quando sono di là, provo ad agganciare. Lascio una gamba sopra l'altra, continuo a trazionare comunque. E torno, ci giriamo su un fianco e ci posizioniamo per l'antiretroversione. In arco verso il basso e risollevo. Inspiro, espiro. Fatelo bene, flessibilizzate il più possibile. Ve lo faccio vedere anche così. E dite sui talloni. Lascio cadere giù. Sollevo piano. Le mani sotto la linea delle spalle, ok. Andremo a sollevare la gamba sinistra. In altissimo. E mentre solleviamo la gamba, vado di nuovo a inarcare in basso e in alto. In arco, in arco, in arco e risollevo finché non la porto avanti. Tengo le mani qui e mi lascio cadere avanti. Lascio andare, lascio andare, lascio andare.
lascio cadere e torno. Tengo le mani lì, spingo dietro, allungo e di nuovo lascio andare. Torno, prendo l'alluce o l'avampiede e appoggio. Lascio cadere e allungo di nuovo, glutei sui talloni. Sollevo piano, antiretroversione ancora, antiretro, ok, andiamo a fare lo stesso lavoro, quindi sollevo bene ma in arco e torno, in arco slancio e torno, in arco slancio e torno, in arco slancio e torno, avanzo e mi spingo avanti, allungo. Senti come la parte più bassa del retto addominale nostra vuole essere continuamente allungata. Torno, spingo dietro e avanzo. Ok. Guardo e apro. Appoggio. Ok, glutei sui talloni. Punto i piedi, punto gli avampiedi, le dita dei piedi, in arco molto, guardo avanti, tolgo l'inarcamento, guardo destra, guardo sinistra, spingo dietro e vado in plank. Spingo giù un tallone alla volta, spingo giù e rilasso la nuca.
giù, spingo giù, spingo giù, spingo giù. Spingo avanti. Extraruoto bene le dita delle mani e mani sotto la linea delle spalle. Tavola perfetta, tengo, contraggo, respiro. Chi non riesce appoggia i gomiti a terra. Spingo dietro, porto i talloni a terra. Lentamente ruoto, lo potete fare anche con il gomito a terra. Torno. Torno. Appoggio. Appoggerò i gomiti sotto la linea delle spalle. Le dita e le mani si giungono. Le gambe dietro di me sono aperte una trentina di gradi. Qui devo essere in grado di sostenere questo inarcamento per non sbagliare se ho male, se ho delle contratture. Parto da molto molto avanti, vedete? Quindi sono quasi completamente a pancia sotto e rilascio la nuca. Da questa posizione, respirando a fondo, salgo piano. Aprendo le spalle e allontanandole dalle orecchie, se io già qui sento che non posso andare oltre, mi fermo qui, ok? Da qui, vedete, una volta che avete fissato i gomiti, apro le mani e stendo. Appoggio. Lentamente scendo. Scivolo, porto le mani sotto la linea delle spalle e vado a guardare in basso, andando con i piedi, mi sollevo e spingo dietro. Piano piano avvicinerò i piedi e mi spingerò verso l'alto. Chiudo, lascio cadere qui, divarico le ginocchia con i gomiti e mi lascio cadere giù. Sollevo piano, piano, piano. Inspiro. Tengo le gambe qui, le mani sulle ginocchia. Guardo avanti. Inspiro. Mi aggancio al ginocchio destro. Scendo. Stendo le gambe
mento verso lo sterno, aggancio, scendo, lascio cadere giù. Lascio cadere, mi appoggio di nuovo, glutei sui talloni, mi sedete davanti a me. Inspiro, teniamo le gambe in questa flessione, inspiro, aggancio, mento verso lo sterno, tiro, avampiede. Contraggo l'addome, tiro, porto il mento verso l'esterno giù. Torno, mento verso lo sterno, avampiede, contraggo, e di nuovo provo a stendere. Aggancio in questo modo, inspiro profondamente, chiudo le mani,
solleviamo piano dalla parte opposta. Il livello, tenete quello del cavo popliteo, spingo in antiversione, ok, flessione dorsale del piede, aggancio e allungo. Sollevo piano, appoggio i piedi l'uno vicino all'altro, lentamente mi lascio cadere, rilasso la testa, il collo, lascio andare giù. Sollevo, inspiro. Giro le spalle dietro, una, due, tre, giro avanti, uno, due e tre, inspiro, inspiro. Grazie. Allora, grazie per avermi seguito così in tanti stamattina e ci vediamo stasera. Allora, come ogni festivo, stasera vi proporrò una lezione simile a questa, ma una lezione mista, quindi non farò le due lezioni distinte, grazie Laura, grazie Anna, grazie a voi, ma farò una lezione di questo genere, con dei BPM, ciao Mary, grazie a te, con dei BPM leggermente più alti, quindi con una musica differente, tra una cosa e l'altra, quindi una lezione che piace molto, e la farò tra le 6:30 e le 7, mando un messaggino, mando un avviso, così vi organizzate. Due bottiglie d'acqua, ok? Allora, stasera penso tra le 18:40 e le 19, mando un messaggino, ok? A più tardi, ciao!